Buonasera a tutti e ben ritrovati di nuovo a Cagliari Social Arena. Abbiamo avuto prima qualche inconveniente tecnico, quindi scusateci appunto per l'interruzione della trasmissione. Ora ripartiamo, dicevamo, sesta giornata di campionato in Serie A. Il Cagliari, dopo tre vittorie consecutive, si è fermato con un pareggio sofferto alla Sardegna Arena contro il Verona, risultato che effettivamente ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi che si aspettavano probabilmente un match diverso dopo l'impresa con il Napoli. Ne parliamo in studio di nuovo con Andrea Ferrari, buonasera, ben ritrovato, buonasera. E Marco Angius, tifoso. Allora, ricordiamo il numero di telefono a cui ci potete scrivere i vostri messaggi, è il 351-1844-835. Siete delusi del pareggio? Che cosa vi è sembrata questo match contro il Verona? Intanto, Andrea, ricapitoliamo un po' come sono andate le partite. L'abbiamo visto prima, la cosa più... Mi vuoi far rivivere un incubo? Ti faccio rivivere l'incubo giusto del Milan, se qualcuno non l'avesse visto, perché effettivamente è successo un po' di tutto. Sì, è successa una strage praticamente. Avevamo a Fiorentina, ha giocato il suo più bel calcio della stagione. La prima vittoria del Montella. Sì, esatto. Ecco. Niente, è stato il tutto finito con il tifoso, la curva sud abbandonata e la standing ovation a Ribéry per la grande partita. E vedendo la classifica anche molto, molto velocemente, vediamo che effettivamente il Cagliari forse non era mai stato così in alto da tanti anni, sì. Cioè a sei partite effettivamente quei punti, la classifica riusciamo a vederla grazie alla regia, così capiamo un attimo. Ecco, pari punti con la Lazio, quindi effettivamente questo sesto posto sembra abbastanza buono, ecco Marco. Sì, diciamo che sicuramente nessuno si è aspettato di vedere il Cagliari così in alto, visto anche comunque la partenza un po' così. Ecco, però fino ad adesso ci siamo, per sì, adesso ci siamo e vedremo per... Contando che comunque dopo Napoli-Verona abbiamo fatto 4 punti, ci sta. Ci sta. Allora, riviviamo insieme appunto alcuni momenti di Cagliari e la Sverona insieme a Francesco Areso e Roberto Pina dallo stadio, che ci hanno fatto un po' un sunto della partita. Finita la gara della Sardegna Arena, Cagliari e la Sverona 1-1, gol nel primo tempo per il rossoblu, ancora da capire se di Castro o di João Pedro, a noi di una stampa è sembrato dell'attaccante brasiliano. Poi nella ripresa una grande prova della squadra di Juric, che ha messo davvero in difficoltà il Cagliari trovando il pareggio con Faraoni su grave errore di Pisacane, e che in diverse occasioni ha sfiorato il raddoppio. Con me come sempre Roberto Pinna. Roberto, che partita è stata secondo te? Una partita sicuramente delle due facce per il Cagliari, molto bene al primo tempo, forse per 35-40 minuti il miglior Cagliari della stagione, che ha creato tanto, poi un Cagliari che è calato fisicamente, forse Marà poteva fare qualche cambio prima perché il centrocampo era un po' in difficoltà palese, e poi alla fine possiamo dire che il Verona poteva anche vincerla, quindi è vero che fa un po' stretto vista la classifica o quello che poteva essere con una vittoria, però va bene così alla fine. Come abbiamo scritto nel report, e anche da partite di questo tipo, con questi risultati, partite sporche, come l'ha definita Rolando Maran alla vigilia, che poi si costruiscono le grandi stagioni, e oggi il Cagliari alla fine può essere anche soddisfatto di aver comunque portato a casa un punto che gli permette di proseguire la serie positiva dopo le tre vittorie consecutive. Arriva un pari, un Hellas Verona che abbiamo visto insomma in primo tempo in difficoltà a subire tanto la manovra del Cagliari, invece nella ripresa è uscita. Cosa è mancato un po' ai gialloblu, Roberto? Ah, secondo me è mancata un po' di lucidità, perché fondamentalmente c'è stato molto nervosismo che può essere dato un po' dalla partita e un po' anche dalla stanchezza. Il Cagliari ha giocato tante partite ravvicinate, Maran è vero che ha cambiato un po' di uomini, però stanno giocando fondamentalmente sempre quelli. Pensiamo a Nandez, che ha giocato sempre bene, però ha fatto gli ultimi 10-15 minuti a lingua fuori, e quello, quando non ci segue la testa, magari arriva un po' di nervosismo, che a mio avviso è quello che poi è
non ha dato la vittoria al Cagliari, perché anche in avanti è mancata la lucidità, Simeone ha sbagliato un gol facile, anche Rog di testa, e quindi molto probabilmente c'è stato un po' di nervosismo per la stanchezza. Adesso si va a Roma domenica in trasferta, note positive sicuramente rientra in campo di Raja Nainggolan, presumibilmente sarà titolare contro i giallorossi di Fonseca, ma questo si vedrà chiaramente soltanto tra la settimana. Dalla Sardegna Arena è tutto, da Francesco Aresu, Roberto Pinna, l'augurio di una buona sera. Ecco, grazie a Francesco Aresu e Roberto Pinna. Senza dubbio, effettivamente la partita contro il Napoli ha tolto parecchia energia alla squadra. E l'ha detto anche Maran poi nel post partita. È stato quello il problema, secondo te, Marco? Molto probabilmente sì. Diciamo che abbiamo speso veramente tanto a Napoli. Ieri comunque si è visto anche questo non turnover. Ne abbiamo pagato un po' le conseguenze. Ecco. Sì. Andrea, comunque ci sono state tante occasioni da gol sprecate, effettivamente, sia da una che dall'altra parte. Sì, no. Però abbiamo subito tanto nel secondo tempo, c'è stato un calo effettivo. Beh, diciamo che il Cagliari tutta la sua trama l'ha sviluppata nel primo tempo, infatti siamo andati in vantaggio, c'era l'entusiasmo, secondo me un po' quello ci ha fregato, perdonami il termine, perché la squadra un po' era sicura di riuscire più a controllare, anche perché il Verona non è che fosse così pericoloso. Stepinski non riusciva a passare, le trame di gioco erano abbastanza prevedibili. Poi, se, come io da casa, poi Marco confermerà dallo stadio, si sono sentite le urla di Juric, sì, a fine primo tempo, ed è entrata un'altra squadra in campo. E poi sicuramente abbiamo pagato la partita di Napoli, perché Cacciatore non si muoveva più praticamente, qualche giocatore è arrivato poco lucido, Simeone è arrivato proprio con la gamba a molle, è un giocatore che ha corso tutta la partita, corre un po' a vuoto, però è arrivato proprio con la gamba a molle, c'era solo da buttarla dentro. Anche Hernandez uguale. Anche Hernandez, sì, che ha, come diceva, primi 35 minuti molto bene, poi non ha più spinto. Non riusciva neanche più a crociare, sì. No. Vediamo allora come l'hanno preso questo pareggio anche alcuni tifosi intervistati oggi al mercato di San Benedetto. Vediamo il servizio. Secondo, però stiamo in forma. Ha avuto un po' di sfortuna con la scivolata che ha fatto. L'unica buccia di banana che c'è è andata a scivolare. Deluso dal pareggio? No, nel modo più assoluto. È stata una bellissima partita. È stata una fregatura. Che un errore così è troppo grossolano. Poi il secondo tempo il Verona secondo me meritava anche qualcosina in più. Ci siamo un pochino adagiati sul risultato di Napoli, che oltretutto mi sembra un pochino rubato. È scarognata purtroppo. Sono ancora furioso. È andata male? Anche peggio. È stata una bellissima partita ieri. Purtroppo sono capitati certi episodi, però un pareggio va bene. No, deluso proprio no. Sono contento perché è stata una buona prestazione. Diciamo che il pareggio, tutto sommato, è anche giusto. Hanno giocato tutti e due la squadra. Ogni volta che siamo in difficoltà, non riusciamo a giocare la palla in difesa, dobbiamo sempre giocare la palla in difesa. Siamo sempre in affanno. Migliori e peggiori in campo di ieri? Zaccani è il peggiore. Migliore forse Gio Pedro, che ha fatto il gol, però per il resto non ho visto un granché. Migliori Gio Pedro, come sempre, proprio sta giocando benissimo questa stagione, più con i nuovi arrivi il massimo. Peggiore io devo essere critico, perché anche ieri sono stato molto critico con Pellegrini dopo l'errore, perché io secondo me è un giocatore sopravvalutato. Io non so come faccio la Juve a comprare giocatori così, vabbè, aveva anche Cerri, per dire la verità. Ma tutti sono stati tutti bravi, assolutamente. Poi è stato bello il rientro di Nainggolan. E sono impegnati tutti quanti, è stata una buona partita. I migliori sono sempre, diciamo, Nainggolan, per me, anche se ha giocato poco ieri, comunque è un pilastro, e poi Oliva, sono tutti ragazzi che stanno facendo, quindi, però promettono molto bene. Lì hanno giocato diciamo bene, però non troppo bene da poter portare a casa il risultato. Non male no, perché si poteva vincere benissimo.
ecco, c'è chi è più diplomatico e dice hanno giocato tutti bene, e chi invece dice per esempio che Pellegrini è un po' sopravvalutato. Ecco, l'errore poi di Pisacane effettivamente era dovuto a un altro passaggio di Pellegrini. Ecco, sì. Quindi diciamo che la responsabilità, se vogliamo dare una responsabilità, che poi in campo succede, però in questo caso non era di Pisacane, che poi ha fatto anche le scuse pubblicamente con un post, lo vedremo tra poco. Ma sinceramente la colpa là non le si può attribuire sicuramente a Pisacane, e comunque sia ci sta una scivolata, cioè, visto anche le condizioni dal campo, ci può stare. È in principio il retropassaggio di Pellegrini, ma era una situazione che si è creata varie volte nell'arco del secondo tempo, di ritornare con la palla indietro verso la difesa, quindi... Ecco, com'era lo stadio in quel momento? No, diciamo che al momento del gol del Verona hanno applaudito tutti. Ed è stato un bel segno. Sì, strano, tra l'altro no, inaspettato, ho visto le settimane scorse i fischi acerri. Certo. Questa volta è stata un bel gesto, diciamo, da parte della tifoseria. Ecco, chiedo anche a voi, migliore e peggiore in campo? Così vediamo un po' la vostra opinione. Meno bene, ti dico Pellegrini. Il migliore in campo, Castro. Me è Castro. Secondo te, Andrea? Io, dall'altra parte, io più calciatore, meno bene, perché a un certo punto si è proprio fermato. Cioè, da quella fascia arrivavano velocissimi, e il migliore in campo mi è piaciuto anche a me Castro. Tra l'altro... E non mi è dispiaciuto neanche João Pedro, che ieri ha fatto una, ha fatto una buona partita. Sì, neanche João, concordo. Nainggolan... pilastro portante anche secondo voi della squadra, nonostante poi sia entrato diciamo un po' verso più che vita. Pilastro portante, diciamo, all'interno dello spogliatoio sicuramente è un punto fermo, diciamo un esempio per tutta la squadra. C'è da dire che comunque sia in via penso in via precauzionale, venga anche nelle prossime partite, verrà fatto giocare un po' meno rientrando dall'infortunio. Certo. Allora, vediamo insieme i momenti salienti della partita con la match analysis di Matteo Zizzola. Ciao a tutti e ben ritrovati alla nostra consueta analisi tattica. La partita del Cagliari ieri contro il Verona alla Sardegna Arena, terminata sul punteggio di 1-1, non ha dato granché spunti tattici. Le cause sono principalmente due: la terza partita in una settimana ha condizionato fisicamente gli uomini di Maran, in più è stata una gara abbastanza fallosa che con tanti spezzettamenti di gioco. Facciamo partire le immagini. Nella prima occasione rossoblu, che arriva su un'apertura a occhi chiusi di João Pedro su Nández, possiamo notare la stessa caratteristica di quanto accaduto a Napoli sul gol di Castro. Infatti il brasiliano andrà a concludere a rete dopo uno scatto a supporto dell'azione d'attacco successivo all'apertura sulla destra per Nández a occhi chiusi. Nella seconda immagine possiamo vedere il gol del Pata, che è un'altra conferma. Infatti quando il Cagliari riesce a portare tanti uomini in area, risulta ovviamente più pericoloso, soprattutto se tutti gli attaccanti riescono a occupare i 16 metri avversari, aprendo lo spazio per i tagli. Nella terza immagine invece vediamo le difficoltà dei rossoblù, che sono arrivate soprattutto per la maggiore freschezza atletica del Verona. Un esempio è l'atteggiamento di Pellegrini, fermo sulle gambe, in occasione della conclusione di Veloso salvata da Pisacane. Una avvisaglia, infatti, il gol arrivato dall'infortunio dello stesso difensore napoletano è una conferma. Il pressing giallo-blu, come possiamo vedere tanti uomini proiettati verso l'area occupata da Olsen, la lentezza del terzino del Cagliari nello scaricare il pallone sono evidenti. Infine, possiamo notare l'importanza che, di Nainggolan quando potrà essere in forma e giocare nella sua posizione di trequartista. Sul lancio lungo di Cepitelli, infatti, il ninja si inserisce in verticale, pronta a raccogliere la spizzata di João Pedro per poi tagliare la difesa del Verona e mettere in mezzo il pallone sprecato clamorosamente da Simeone. Dunque, per oggi è tutto. Il Cagliari adesso sarà chiamato alla trasferta dell'Olimpico prima della sosta per gli impegni della nazionale e si cercherà di confermare l'ottimo rendimento in trasferta, dove sono arrivate 2 vittorie su 2 a Parma e a Napoli. Ciao a tutti, linea allo studio, una cosa che volevo dire da tempo. Grazie. Ecco, in linea allo studio, volevo dire la aveva la camicia dell'ospedale dove è rinchiuso, ma è sempre preciso Matteo. Grazie sempre. A Matteo Zizzola. Grazie. Ricordiamo a tutti quelli che ci stanno seguendo che potete commentare appunto la nostra diretta Facebook, già è arrivato qualche commento che ci leggerà Andrea.
Oppure potete inviare dei messaggi WhatsApp, anche vocali, ve ne faremo sentire qualcuno più tardi, al numero 351-18-44-835. Noi li leggeremo e commenteremo insieme. Allora, dicevamo prima di Pisacane, ecco, hai mandato appunto un po' sui social un messaggio di scuse ai tifosi, che poi scuse non necessarie, ma lui magari si è sentito di rivolgere appunto una scusa a tutti i tifosi. Lo vediamo insieme che cosa ha scritto. Ecco, cali 9 volte e rialzati 10. Chiedo scusa a tutti, può succedere, non dovrebbe succedere. Grazie a chi mi ha sostenuto in privato e grazie a tutti i tifosi che allo stadio mi hanno applaudito dopo essere scivolato. Mi avete fatto sentire sempre più parte di una terra, un popolo, una squadra, una famiglia straordinaria, Forza Casteddu. Ecco, quello riferito a quello che dicevamo appunto dello stadio, che alla fine è partito un applauso. Sì, sì. Per la situazione evidentemente comprensibile, perché lui si è messo anche un po' le mani in testa, ha capito cosa ha capito la situazione, certo. Certo. Esatto, però leggevo poi un po' sui social che più che il problema appunto dell'errore dello scivolone, c'è una mancanza di gioco secondo alcuni tifosi sul web. Marco, secondo te? Più che altro molte volte c'è un po' di confusione, mancano un po', pecchiamo un po' di idee, la verità ecco, è questa. Quindi idee di gioco che poi non portano effettivamente a fare il risultato. No. Purtroppo ecco. Rimaniamo là nel limbo. Andrea, tu cosa ne pensi? Io sono d'accordo con quello che ha detto Marco, solo che quest'anno, ripeto, rispetto agli anni antecedenti, abbiamo giocatori di un certo livello e quindi, come ho fatto vedere delle immagini di Zizola prima, c'è stata una bellissima azione tutta di intuito, quella dell'apertura col gol di João Pedro. Ci sono delle intuizioni, quando tu in campo hai Nandez, hai Castro che tecnicamente è forte, c'è João Pedro che comunque è forte, Simeone che sa giocare la palla, crei delle anche Cigarini nel suo ha due bei piedi, anzi uno, puoi creare delle situazioni, poi ogni tanto si perdono. Ieri stavamo parlando prima con Marco, ad esempio Simeone è arrivato stremato perché corre molto, ma corre molto a vuoto. Leggiamo anche qualche commento, Andrea. Andrea Pani dice che il vero acquisto di quest'anno è il recupero di Castro. Verissimo. Che l'anno scorso... Sicuramente è fondamentale avere un giocatore come lui. È fondamentale, dovrà essere bravo Maran a gestire la rosa. Anche perché ieri ha fatto un partito neanche a Rogue, a me piace moltissimo Rogue. Anche a me è uguale. C'è qualche altro commento? No. Gigi Camba, scivolato a causa di un terreno infame e un passaggio sciagurato di un compagno, che è quello che diceva Marco. Sì. E poi parlavamo, e lo dicevano anche i cronisti di Sky, poi dal campo si vede meglio, che ieri il campo era particolarmente bagnato, infatti scivolavano molto. E allora, vediamo insieme qualche altra cosa spulciata così dai social. Il pensiero del giorno, questo tweet mi ha incuriosito. Il pensiero del giorno, ovviamente riferito a ieri, perché poi anche la Lega stessa ha cambiato, sì. È stato il gol. Ecco, il gol, ma era di João Pedro o di Castro? Perché tra l'altro, vediamo anche appunto le foto che ha pubblicato su Instagram la Lega Serie A. Che ecco, prima lo dava a João Pedro, poi invece ha cambiato. Effettivamente l'ha dato a Castro perché João Pedro non l'ha neanche sfiorata in realtà la di non testa. C'è la deviazione. In quel momento allo stadio avete pensato, vabbè... Ma è lui che ha esultato. Sì, lui ha esultato come se fosse il suo il gol, quindi... Quindi in quel momento, però Castro non si è preso i meriti. I meriti, giustamente. E vediamo anche un altro tweet... di delinquent tweet, se non sbaglio, del momento di tensione no? Tra Pisacane e Stepinski. Ecco, Pisacane tira un piccolo ceffone a Stepinski, l'arbitro richiama i calciatori per fargli un discorsetto e Pisacane, per spiegare all'arbitro cosa avesse fatto, ripete pari il gesto tirandogli un altro schiaffetto a scopo esemplificativo. Penso che in quel momento, soprattutto chi l'ha visto in televisione, cioè, si sia messo a ridere perché effettivamente ha fatto proprio questo replay. Trinità. C'è anche però una riflessione interessante che ho letto, eccola. Solo una volta nell'era dei tre punti a vittoria il Cagliari ha collezionato più di 10 punti nelle prime 6 giornate di campionato in Serie A. 11 erano nel 2011-2012. Verissimo. Ecco, questo è una
C'è un dato che effettivamente fa riflettere. Fa riflettere, però allo stesso tempo deve essere un motivo per rimanere con i piedi per terra. Perché la settimana scorsa, giovedì mattina a Cagliari, si parlava di Champions League. Ieri certo. Siamo ritornati coi piedi per terra. Nonostante un pareggio, dopo Napoli e Verona, avere 4 punti è oro. Cioè, ci avremmo messo la firma. E poi anche il calendario rispetto alle scorse stagioni, dove abbiamo affrontato subito le big, tra virgolette, è buono, perché affronti un Verona, poi hai vinto a Napoli, adesso vai a Roma e poi via dicendo. Ecco, vediamo anche insieme qualche altro commento, invece un po' più analisi, diciamo, tecnica della partita, che abbiamo trovato anche un po' su Facebook. Ecco, rammarico per la scivolata di Pisacane, che può capitare, lui è sempre comunque un ottimo giocatore, ma ancor di più rammarico per il palo del quasi 2-0 e soprattutto del gol a porta vuota mangiato da Simeone. Questa partita era da vincere, dice Francesca Farina. L'arbitro non mi è piaciuto molto, sai che novità, in effetti ce ne sono state qualche polemica. La squadra non prestava bene al centrocampo e li faceva avanzare troppo, metro dopo metro, un secondo tempo in stanchezza. Però tutto sommato il risultato è da accettare. Vediamo qualche altro commento. Pisacane, cose che capitano anche nelle migliori squadre, rimane un eccellente difensore. Il problema è un altro, la mancanza di gioco lineare e organizzato, come per esempio quello del Verona, di cui parlano bene tutti gli addetti ai lavori sin dalla prima partita di questo campionato. Quando finiremo la fortuna, ecco qua, un presagio, quando finiremo la fortuna che ci sta accompagnando saranno dolori. Vediamo qualcun altro. Giochiamo una partitaccia, abbiamo diverse occasioni per far gol, ma pure il Verona concediamo troppi inutili lanci lunghi nel vuoto e forse un po' stanchi. Bellissimo. Tardivo a mio avviso l'ingresso del Ninja, ecco Marco, su questo sei d'accordo? No, secondo me no, anzi. Perché probabilmente non era pronto per affrontare il secondo me no, si è visto, non è ancora in condizione. Ecco, però scrive Alessandro Borgo, per questo dobbiamo rimanere con i piedi per terra, e su questo mi pare che siamo d'accordo. Chi ha parlato di Europa è ridicolo, ovviamente in riferimento all'Europa League. Sentiamo anche qualche messaggio vocale che ci è arrivato su WhatsApp. Ecco, lo vediamo insieme dalla nostra schermata e sentiamo che cosa ci hanno detto, che cosa ci avete detto voi tifosi. Buonasera a tutti. Riguardo alla partita di ieri, penso che il risultato sia più che giusto, perché ci sono stati errori da una parte e dall'altra, occasioni da una parte e dall'altra, e alla fine, peccato perché ci stavano già pregustando i 3 punti. Comunque penso che questa nuova salvezza arriverà molto tranquillamente con largo anticipo. Ecco, qua si pensa già alla salvezza che arriverà con largo anticipo. È giusto. Vabbè, l'obiettivo nostro è sempre la salvezza. Esatto, e non di pensare addirittura... Assolutamente. Tutto quello che verrà sarà buono. Sarà buono. L'anno scorso abbiamo iniziato a parlare del 10° posto. esatto. Vediamo anche qualche commento che ci è arrivato. Allora, Luca Secchi, che salutiamo perché ci seguiva sempre. Dobbiamo andare a vincere con la Roma, visto che giocano giovedì in Coppa, e poi c'è la sosta per la nazionale. Ecco, l'Europa League può essere... Dubito. Non si sa, perché anche con Lecce la Roma non ha, e Lecce non gioca benissimo. Allora, in casa. Sì, non gioca benissimo, però già la settimana precedente Lecce aveva fatto una grande partita in casa. No, in casa loro? Sì, in casa loro. Anche ieri Lecce non ha debilitato sicuramente. No. Però c'è da dire una cosa, la Roma... C'ha quel giocatore davanti. Che ti cambia la partita. Sì. Ecco, staremo a vedere domenica. Poi una domanda, questa sempre Gigi Camba, perché Maran ritarda sempre i cambi? Era chiaro che alcuni elementi erano in riserva. Questo purtroppo è una sua, perlomeno per me, una pecca del mister, fare i cambi sempre nell'ultimo quarto d'ora. Sembra quasi che non sappia davvero come cambiare i giocatori. Sì, sembra quasi che abbia paura di cambiare gli equilibri. Esatto. Ma lo fanno spesso in quasi tutta la Serie A, sono pochi quelli che prendono tipo... Ecco. E ti cambiano quando subito ti buttavo deve essere del primo tempo, ho visto giocatori io quando ero ragazzino, invece adesso aspettano più o meno dei tempi standard, salvo infortuni. Sentiamo un altro parere tramite WhatsApp con appunto i vostri messaggi vocali. Ciao, sono Nicola da Chiagliari, volevo ringraziarvi perché con i vostri articoli mi tenete tantissima compagnia. Veramente, veramente seri e simpatici. Volevo dire che ieri purtroppo il Verona ha fatto la sua partita, la Serie A è difficile, non ci sono partite facili, ieri è stata la dimostrazione, pensavamo già di aver vinto,
e invece è arrivato un solo punto. Buona serata, grazie, ciao. Ecco, visto che ci siamo, vediamo anche l'altro, così facciamo il completo degli audio, anzi forse ne abbiamo anche un altro, se non sbaglio, poi mi aiuterà la regia. Buongiorno a tutti, mi chiamo Mirko, faccio i complimenti per la trasmissione. Per riguardo alla partita di ieri, possiamo dire di aver avuto un Cagliari dai due volti. Primo tempo bene in palla, i ragazzi con grande determinazione, arrivavamo prima su ogni palla, grande velocità di manovra, comunque abbiamo creato occasioni, siamo stati un po' sfortunati nella... ci è mancata la stoccata decisiva per chiudere la partita già al primo tempo, e invece poi nel secondo tempo siamo calati fisicamente, il Verona è uscito fuori, l'ingresso di Salcedo ci ha creato non poche difficoltà. Nonostante questo, però, abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita con il palo di Rog e purtroppo il gol, diciamo, divorato da Simeone. Però dai, alla fine penso che il risultato più giusto sia il pareggio, perché il Verona comunque nel secondo tempo ha giocato bene, ci ha messo in difficoltà. Peccato, peccato, ma se continuiamo di questo passo ci toglieremo grandi soddisfazioni. Sempre forza Cagliari, grazie a tutti. Grazie Mirko e grazie a tutti gli altri che ci hanno scritto, poi ne manderemo anche un altro. Siete d'accordo con l'analisi fatta appunto dai nostri spettatori? Sono d'accordo con Mirko sul fatto che abbiamo anche rischiato di perderla ieri. Diciamo che se arrivava il secondo gol del Verona... L'ottimismo del sistema andò bene, un po' si sarebbe... Esatto. Il tifoso è così, è normale. Infatti, soprattutto il tifoso cagliaritano... diciamo a questa bipolarismo. Esatto, bipolarismo. Diciamo. Dicevamo prima di Nandez, l'avete visto come nelle altre partite? C'è da dire che fa tanto in campo, oltre ai sì, si impegna tanto. Ieri prossima da vacanza. Però è partito il primo pallone che ha toccato, gli ha strappato. Cioè, sì, ma anche, anche quel contropiede sì. Con Simeone. C'è da dire che però si vedeva che ieri non era la sua giornata. Era scarico. E ci può stare. Ecco, invece su Simeone forse bisogna fare una riflessione diversa. Allora, c'è da dire che noi comunque sia siamo abituati al classico gioco con Maran, con Pavoletti davanti. E quindi ecco. Dobbiamo capire comunque sia che abbiamo giocatori con caratteristiche diverse. E Simeone purtroppo al momento corre a vuoto. Su Pavoletti, se non sbaglio, se la regia me lo ritrova, avevamo trovato uno dei post di Instagram molto simpatico, che poi era il giorno della partita del Napoli, però non siamo andati in onda, quindi lo vediamo adesso. Ecco, fa molto ridere. Quando capisci che vedere le partite in Austria porta bene e all'improvviso il tuo futuro si fa molto chiaro. Ecco. Pavoletti comunque ha veramente l'ironia dalla sua, no, diciamo. Ragazzo splendido. Da buon livornese ha una simpatia incredibile. Esatto, tra l'altro c'era sempre la battuta anche con i suoi compagni che appunto segnavano di testa, allora lui diceva, vabbè, ma mi volete prendere il posto? Tra l'altro è molto attivo tra i commenti, sì. Nelle pagine Instagram dei compagni. Certo, quindi diciamo che segue tutto anche da lì. È vicino alla squadra comunque sia. È vicino alla squadra. Sentiamo l'ultimo messaggio vocale che ci è stato inviato su WhatsApp. Ciao, sono Corrado Sorrentino, ieri piacevolmente allo stadio per seguire il Magico Cagliari. Che dire, era una partita da vincere, ma il bello è quando scendi in campo e ti ritrovi ad avere una visione dei ruoli, delle posizioni completamente diversa. Vista allo stadio, più sei in alto, più sembra facile, e questo è... Un dettaglio che a molti sfugge, come quando vedi anche la partita in TV, tu diventi allenatore e faresti un sacco di cose differenti da quelle che fa Maran, ma come anche quando capita di essere allo stadio nei settori molto bassi, ti rendi conto che la prospettiva è completamente diversa. Quindi, in tutta onestà, sapendo che la squadra è decisamente molto migliore rispetto a prima, non so se avrei cambiato qualcosa proprio nella formazione di ieri. L'unica cosa che ho notato è che magari forse Nainggolan poteva stare dentro dall'inizio,
Mi è sembrato quasi come se fosse entrato un po' demotivato, come se fosse stato, come dire, come se gli avessero tolto il suo ruolo di leader, perché di fatto da quando è rientrato a Cagliari lui è stato etichettato da subito come quello che avrebbe dovuto guidare la squadra. È sicuro che non va messo a fare il regista, perché i registi ce li abbiamo e sono anche molto bravi, però forse bisognerebbe ridargli il suo ruolo di leader. È anche vero poi che se fosse stato dato il rigore o se il Ciolito avesse messo dentro quel pallone, probabilmente non saremmo qui a parlare di un pareggio che ci sta a tutto, perché alla fine il Verona poteva anche vincere e quindi ha meritato il gol e quindi anche di portare un punto a casa. Grazie a Corrado, anche in questo caso lui ha detto pareggio comunque meritato. Allora, noi ritorniamo sulla nostra rubrica Se io fossi Maran, perché domenica alle 15 c'è la partita contro la Roma, una sfida bella tosta, Marco, giusto? Che cosa ci aspettiamo? Allora, con la Roma diciamo che sono sempre partite particolari, ovvero non scendiamo in campo, non so perché, sempre con un input diverso, ok? Quindi, La famiglia Conti, sì, c'è la famiglia Conti dietro, poi non so se abbiamo diciamo, un'antipatia nei confronti della Roma, però sì, sarà una partita difficile, però sono sicuro che faremo la nostra partita senza problemi. prima di lanciare il servizio sui Se io fossi Maran con tutti i pareri dei tifosi, leggiamo qualche altro commento Gigi con Andrea. Gamba ci dice sempre: la salvezza arriverà. Io spero di vedere anche un po' di bel gioco. Devi o l'uno o l'altro, scegli. Poi Luca Secchi ci dice dell'infortunio di Pellegrini della Roma, che verrà operato, mi sembra domani. Si è fratturato il metatarso Tasso, sì. del piede, quindi starà fuori più di un mese e mezzo. E quello è un bel giocatore anche lui. Gran giocatore. Sempre Gigi Gamba ci dice che Nandez lo sta spremendo Maran, non noi, come un limone. Occhio che il campionato è lungo e non è di ferro. E bisogna tener conto anche che comunque sia Nandes non ha riposato. Sì, è arrivato È arrivato direttamente, direttamente ma è a arrivato Cagliari. bello caldo, quindi. Poi posso Poi, censurarti? certo. Sì, Nicola Lapenna, da un tarantino, tifoso del Cagliari sin dalla nascita, un abbraccio e sempre forza Cagliari. Quindi Ciao Cagliari, Nicola, i colori grazie. sono quelli, rosso-blu. Massimiliano Pizzalis, Cagliari stanco, il Verona è una buona squadra, ma ieri sembrava quello di Brighe, Lelchi e Oh, c'è da dire anche le dichiarazioni di Juric ieri a fine partita, che ha dichiarato che il centrocampo del Cagliari vale quanto tutto il Verona. Quindi, economicamente parlando, quindi ci sta tutto. Allora, io invito anche tutti voi, se volete, a dirci, se voi foste Maran, che cosa fareste per la prossima partita contro la Roma. Noi l'abbiamo chiesto comunque, a qualche tifoso in giro per Cagliari. Allora, vediamolo. Se lei fosse in Maran per la sfida contro la Roma, come cambierebbe qualcosa o lascerebbe tutto indifferente? Ma io rischierei l'11 che ha fatto scendere Domenico, però sempre che i giocatori siano motivati perché si stanno un po' adagiando sui risultati, sugli ultimi risultati li vedo un pochino adagiati, poi non lo so, magari mi sbaglierò, vediamo bene. Secondo me sta utilizzando un metodo che chi entra in campo gioca, questo è lo spirito di squadra. Vado controcorrente perché tanto so che a molti non piace, io metterei Lico Giannis al posto di Pellegrini e poi farei giocare Ionita al posto di Castro e Castro lo metterei anche a metà del secondo tempo perché tanto mi sembra che ha un'autonomia poca autonomia ancora, perché secondo me ha ancora molta paura dopo l'incidente dell'anno scorso. Io lascerei le cose invariate. Lasciare le cose invariate perché è una squadra di carattere, quindi va bene, va bene. Io? A me mi piace giocare all'attacco, quindi non rinunciamo a niente. Andiamo lì, facciamo la nostra partita, se vinciamo bene, ma permetti pazienza. Non mettere i cerri, quello è poco ma sicuro.
tutti gli altri fuorché quello. Ecco, nel frattempo ci è arrivato anche qualche altro commento su Se io fossi Maran, no? La nostra rubrica. Che cosa scrive? C'è Gigi Camba che scrive: se fossi Maran cambierei il terzino destro, visto che tra loro ridacchiavano, ecco. Vabbè, no, diciamo che magari Cacciatore, che è stato molto utile a Napoli perché ha fatto una gran partita, è sembrato un po' stanco. Abbiamo un ragazzo, anche se Roma è un campo pesante, l'Olimpico, però secondo me potrebbe portare freschezza. Tu, Marco, se fossi Maran, che cosa faresti? È sempre difficile no. Mettersi dalla parte dell'allenatore. Se è difficile, oserei di più. In certe scelte oserei di più, sia sui terzini, soprattutto sulla gestione Birsa, Castro, Nengola. Però su Lico Giannis non eri tanto d'accordo sul fatto di metterlo in campo dal primo minuto? No, non molto, sono sincero. No. Andrea? A sinistra abbiamo lui, però se possiamo evitare, evitiamo. Va bene, ecco, come diplomazia? Sì, ci sta. Bene. Sì, certo, sei stato, diciamo, preciso. È diplomatico. È diplomatico. Mi dicevi, visto che tu sei ormai l'uomo social e vedi tutto in diretta, che c'è Michele Fini che ci sta seguendo, è entrato adesso, lo salutiamo, appunto, Andrea. Sì, è il secondo di Lopez, col Peñarol. Grande mister Fini. Grande allora, giocatore, a Cagliari ha lasciato un bellissimo ricordo. Salutiamo appunto mister Fini. Nel frattempo appunto ricordiamo che la prossima partita è contro la Roma alle 15 domenica. Ovviamente noi faremo sempre la stessa storia dei commenti appunto in diretta, e ovviamente se volete mandarci le vostre impressioni avete il numero qui sotto, vediamo su WhatsApp, è il numero 351 1844 835. Chiamate che risponde a Marzia, quindi chiamate quando esatto, volete. Questo è il mio numero, non è vero. Ovviamente qua leggeremo tutti i vostri commenti, però anche i messaggi vocali, che sono molto importanti per l'interazione poi insieme a noi. Prossima partita, Andrea, quindi qual è il tuo pronostico? Non se ne fanno pronostici. Non se ne fanno, qua silenzio stampa. Se usciamo dall'Olimpico con un pareggio, sarei l'uomo più felice del mondo. Ecco, allora concludiamo con questa battuta. Allora grazie a tutti voi per averci seguito e per aver commentato. Grazie e buona serata.